tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Pianto contro il cordolo, volano dallo scooter, muore un noto rosticiere pesarese, ferita la compagna. In arrivo le videocamere contro i furbetti dell'immondizia, verranno installate a rotazione nelle isole ecologiche di Fano. Studenti alle prese con la seconda prova dell'esame di maturità, versione di tacito al classico, studi di funzioni allo scientifico e tra le tracce anche il cibo, l'Europa e l'Expo. Buonasera dalla redazione di Occhio alla Notizia. Apriamo con un incidente mortale accaduto nelle prime ore di oggi intorno alle 4 in via Solferino a Pesaro all'altezza dell'arco del parco Miralfiore. Luca Ugolini, 44 anni, titolare di una rosticceria in piazzale Garibaldi, ha perso la vita finendo col suo scooter contro il basamento dell'arco. L'uomo, molto conosciuto in città, nella carambola ha colpito con la testa l'asfalto, rimanendo ucciso. Con lui viaggiava Marlene, la sua compagna di 43 anni, di origine peruviana, che ha riportato varie ferite non gravissime. Sul posto il 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, e i carabinieri per i rilievi di legge. La dinamica dell'incidente è ancora in corso di accertamento. Luca Ugolini lascia un figlio. E cambiamo decisamente argomento, tempi duri per i furbetti dell'immondizia, sì, perché sono in arrivo le videocamere. I sistemi di videosorveglianza saranno installati a rotazione nelle circa 300 isole ecologiche di Fano. Sentiamo la dichiarazione. Piazzole delle isole ecologiche trasformate spesso in discariche a cielo aperto, ma a Fano, entro l'estate, i furbetti potranno essere scoperti e multati. La giunta comunale ha infatti approvato il regolamento che disciplina la videosorveglianza sul territorio. Ad annunciarlo l'assessore all'ambiente ed ecologia urbana Samuele Mascarin. Passaggio importante perché attraverso questo regolamento, che nasce dalla collaborazione della Polizia Municipale e dell'Assessorato all'Ambiente, sarà possibile installare nelle aree pubbliche impianti di videosorveglianza. Questo nell'ottica non solo di prevenire, contrastare il crimine, ma anche di controllare il corretto smaltimento dei rifiuti nel nostro territorio. In altre parole, sarà possibile avere videosorveglianza per le isole ecologiche e in questo modo poter finalmente sanzionare coloro che abbandonano i rifiuti in queste aree. Le telecamere mobili saranno installate a rotazione nelle isole ecologiche. La spesa sarà a carico di ASET SPA. La registrazione delle immagini, invece, che sarà conservata per una settimana al massimo, sarà collegata con la centrale operativa della Polizia Municipale. È un atto quindi molto importante perché permetterà da un lato di punire i cittadini che si comportano in maniera incivile e dall'altro di dare un segnale alla stragrande maggioranza dei cittadini che invece correttamente in questi anni si sono impegnati per primi a fare in modo che la nostra città fosse una città pulita, dove il decoro fosse garantito e la raccolta differenziata potesse avere buoni risultati. Un nostro telespettatore ci ha inviato un'immagine che ritrae il pneumatico della sua auto e ci scrive: guardate com'è ridotta la mia auto dopo essere passato in via Papiria. È una situazione indecente. Un'altra nostra telespettatrice invece ci ha inviato la stessa foto che vi abbiamo mostrato un mese fa, mettendo in evidenza che la situazione in via Garibaldi a Fano è sempre la stessa. Inoltre denuncia problemi con la Telecom, circa 50 utenti infatti da 7 giorni sono senza linea telefonica e quindi non possono né chiamare né ricevere telefonate, e questo, ci dice, è un disagio per tutti, ma è anche un problema in particolare per gli anziani che vivono soli e che non possono contattare familiari se ne avessero necessità. L'assistenza tecnica della Telecom è stata contattata più volte, ma ancora non è stato risolto nulla. Seconda notte prima degli esami, sì, perché quest'oggi c'è stata la seconda prova dell'esame di Stato, quindi gli studenti sono tornati sui banchi di scuole. Un esame specifico per ciascun indirizzo. Vediamo come è andata nel servizio di Simona Zonghetti.
Piani telefonici tariffari, Expo e il cibo, Europa e welfare, ma anche il temuto tacito, pedagogia del lavoro e obesità. Questi alcuni dei contenuti delle tracce proposte ai maturandi che sono tornati sui banchi per la seconda prova dopo lo scritto d'italiano. Che scuola frequentate? Liceo scientifico. Quindi funzioni? Sì, è stata dura, però dai, speriamo sia andata bene. Anche tu hai consegnato prima del tempo, che scuola frequenti? Linguistico di Fano. E quindi inglese, com'è andata la prova? Penso abbastanza bene, però insomma un po' così. E invece i tuoi compagni che cosa hanno raccontato? Anche loro l'hanno un po' tirata su, insomma. Questo weekend che cosa farai? Questo weekend ancora niente, quello dopo l'orale, festeggio. Com'è andato oggi il compito? È stato molto difficile? Diciamo che non era facile. E soprattutto il secondo problema, quello su cui mi sono concentrato, però i quesiti si facevano e tutto sommato è andata abbastanza bene. Sei appena uscita, hai avuto modo di confrontarti con le tue compagne? Sì, e più o meno quasi tutte abbiamo scelto il tema di attualità. Com'è andata? Normale, speriamo bene, non mi esprimo, non lo so. Ed ora allo studio per il quizzone di lunedì? Sì, lì ci saranno veramente dei seri problemi. Per la prova, la terza prova, il quizzone, siete preoccupati oppure ormai quello che avete studiato, insomma? No, affatto, ormai il peggio è passato dopo della seconda prova, secondo me. I ragionieri maturandi hanno affrontato la prova di economia aziendale che ha compreso domande sul conto economico e lo stato patrimoniale. I quesiti sono partiti da una relazione sulla gestione di società che opera nel settore industriale. Conto economico, stato patrimoniale. Difficili sì. O fattibili? Fattibile questa volta, dai. Rispetto agli esercizi che abbiamo fatto, sembrava anche un po' più semplice. Qualcuno è stato scoperto con dei bigliettini in mano? No, nessuno. Nessuno, tutto a posto. E i tuoi compagni che cosa dicono? Anche loro sono riusciti, meno male, a finirlo? Meno male, sì. Almeno da quelli che ho sentito, sembra di sì. E più o meno tutti siamo sul parere che è rimasto un po' più semplice a tutti. Bene, bocca al lupo per lunedì. Crepi. Insomma, riuscirai a finire questa scuola dopo i 7 anni? Sì, dai, ce la possiamo fare. Quindi ti impegnerai, immagino, anche nei prossimi giorni per studiare pienamente per lunedì, ma anche per la prova orale. Per forza. Ce la metti tutta? Ormai sono arrivato qui, che ce la metto tutta. Perfetto. Voi ragazzi invece? Sì, ho finito alle 2:30, cioè un compito d'economia difficilissimo e la prima volta che vedevo questa cosa, se vuol vedere, guardate, sono 3 pagine di roba e cioè, devo dire che mi è andata bene la prima parte, dopo la seconda parte dove bisogna scegliere su 4 punti, 2 punti, ne ho scelto solo uno e speriamo che vada bene, dai. I professori vi hanno suggerito? I professori hanno dato una mano, diciamo, hanno dato una grossa mano, sì. Stressati magari fino alla morte, stressati fino all'ultimo, dai, qualcosa hanno detto, dai. Al classico il ministero ha scelto Tacito per la versione di latino con un brano tratto dagli ultimi giorni di Tiberio. Allo scientifico è uscito lo studio di funzioni e uno dei due problemi sul piano tariffario di un operatore telefonico per chiamate all'estero. Un pezzo dedicato al cibo è invece proposto ai candidati del linguistico, quindi anche Expo entra fra le tracce della seconda prova. Per lunedì che cosa ti aspetta? La morte, sì, sono queste 5 materie in 3 ore, noi dobbiamo prepararcele praticamente, io devo prepararmele praticamente quasi tutte, infatti adesso vado a studiare, però speriamo bene, lì secondo me è più facile però della seconda prova di matematica. Sarà un fine settimana molto intenso. Molto intenso, però l'ultima volta che aprirò queste materie in vita mia. In merito alla notizia che vi abbiamo dato ieri sul trasferimento dei medici di base dal quartiere del Poderino di Fano, precisiamo che i dottori hanno ricevuto la disdetta del contratto di affitto e che dovranno lasciare i locali entro il prossimo 30 giugno e non entro la seconda settimana di luglio, come detto in un primo momento. E torniamo a occuparci della cavea del Lido di Fano, perché dopo la caduta di altre travi quest'oggi è stata rimossa. Vediamo il servizio. Era diventata pericolosa per l'incolumità pubblica la struttura in legno adiacente alla cavea del Lido di Fano e dopo la caduta di alcune travi avvenute nei giorni scorsi il comune ha deciso di farla smantellare, come annunciato dal dirigente del settore servizi lavori pubblici e urbanistica Adriano Giangolini. Gli operai della ditta Green Line Service alle 8:30 di questa mattina si sono recati sul posto per procedere alla rimozione. Questa mattina avete iniziato i lavori, che cosa avete fatto? Abbiamo iniziato subito a delimitare l'area per mettere in sicurezza il cantiere
e adesso iniziamo a smontare le travi in quanto sono tutte ammalorate e di conseguenza bisogna togliere il pericolo. Ecco. Verranno rimosse tutte? Tutte quante, sì. Rimane solamente la staffa in acciaio sopra le colonne e poi il resto viene tutto tolto. Entro quando credete di finire i lavori? Ma io credo, se tutto va bene, entro la serata. Una volta approvato il bilancio comunale, verrà poi affidato l'incarico per il ripristino dell'opera. A chiedere le dimissioni del presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano è anche l'onorevole Lara Ricciati di SEL, con una lettera aperta. La parlamentare scrive alcune considerazioni sulle vicende inerenti a Banca Marche e sulla riforma Ciampi-Amato, secondo la quale, scrive Ricciati, le fondazioni devono perseguire valori collettivi e finalità di utilità generale. I comportamenti si devono fondare sul rispetto delle regole e non sulle buone intenzioni. Da parte mia, ha concluso la nota, non vi è alcun complotto nei suoi confronti, ma la richiesta di un passo indietro pubblica e trasparente. Seconda giornata per Passaggi, il Festival della Saggistica. Ricco carnet di appuntamenti. Si è iniziato questo pomeriggio alle ore 16 alla Mediateca Montanari con il laboratorio di scrittura con Gabriele Dadati. Fano TV anche oggi alle ore 17.30 vi ha trasmesso in diretta le immagini dal Chiostro delle Benedettine, dove si è parlato di storia con Giovanni De Luna, autore della Resistenza Perfetta, intervistato da Simonetta Fiori di Repubblica. Per Passaggi d'Inchiesta poi Giovanni Barba Bacetto e Marco Maroni hanno presentato il libro Excelsior, il gran ballo dell'Expo. Alle 19.30 è stato consegnato a Bernardo Valli, autore de La verità del momento, reportage 1956-2014, il premio intestato ad Andrea Barbato. Il premio è un'opera d'arte dell'artista fanese Giovanni Bellantuono. Questa sera invece alle ore 21.30 seguirà sempre nel Chiostro delle Benedettine, in occasione del 20° anniversario della strage di Srebrenica, un dibattito sull'opera di Riccardo Nuri, Srebrenica, la giustizia negata, con il giornalista Ennio Remondino. La diretta, per chi non avesse avuto modo di seguirla, sarà disponibile in podcast sul nostro sito occhionotizia.it. Inoltre la trasmetteremo in replica questa sera in seconda serata e domani pomeriggio. Ed ora vi diamo una buona notizia, perché a Ponte Sasso di Fano è stata inaugurata un'altalena dei sogni per i diversamente abili. Vediamo. Bravi. Due corde e un asse di legno appese al ramo di un vecchio albero. Questa è l'altalena nell'immaginario di molti. Uno dei giochi più amati da tanti bambini e allo stesso tempo un desiderio irrealizzabile per altri, in particolare se affetti da gravi disabilità. Ma il progresso oggi permette di offrire pari opportunità a tutti i cittadini e proprio per loro è nata la proposta di installare altaleni per sedie a rotelle. Un progetto che, grazie alla collaborazione di privati e associazioni fanesi, è stato realizzato nel parco giochi della polisportiva Ponte Sasso di Fano. Un sogno diventato realtà anche per Cristina e Daniela, due giovani donne di 43 e 37 anni affette da una patologia degenerativa. Che tipo di malattia hanno? Encefalopatia mitocondriale e con retinopatia. Ed è una malattia degenerativa? Sì. Nel senso che sì. Andrà peggiorando? Sì. Ha già nella cecità, sì. Ha molto peggiorato. Cristina è molti anni che già non ci vede più. Daniela invece ha 5-6 anni che trova difficoltà, e anche oggi, sempre ogni anno che passa. Quali difficoltà incontrate quotidianamente? Posti dove i gradini, qui a Ponte Sasso per esempio c'è un pochino più. Per esempio adesso ho trovato difficoltà nel scivolo, tutti gli anni giù il mare il scivolo è sempre disastrato, bisogna stare sempre dietro a chiamare, andare. Quindi i diritti ancora non sono uguali per tutti? No, non sono uguali per tutti. In che centro vai tu, Daniela? Lei va. Ciao Filippo. Come ti trovi lì? Ben. Quando vai, il mattino oppure il pomeriggio? A Montepaccio c'è in giro tutto il giorno, a mezzogiorno. No, tutti i giorni. Qualche volta. A Iena, a merenda, a pende.
L'altalena ha un costo di circa 4.000 euro. L'acquisto è stato reso possibile grazie a una raccolta fondi promossa dall'Associazione Culturale Sandro Pertini, mentre la sua installazione con un contributo del Comune di Fano. Siamo riusciti a raccogliere quasi l'importo totale che serviva per l'altalena, che sono intorno ai 2.500 euro. Noi non ci fermiamo qui, il nostro obiettivo è entro l'anno di acquistarne e installarne un'altra, quindi faccio anche un annuncio a tutte le persone che ci guardano di fare un bonifico, di chiederci gli estremi. Dopo aver visto l'installazione di questa altalena speciale, anche il comune di Corinaldo ha deciso di promuovere la stessa iniziativa, regalando quindi a tanti altri bambini o adulti diversamente abili qualche momento di gioia e di spensieratezza. Mi è arrivata la telefonata di un geometra del comune di Corinaldo che sono interessati ad installarne una nel loro comune. Cosa che a noi fa molto piacere, perché questo lo vediamo sempre, l'abbiamo visto sempre come un progetto pilota per far sì che culturalmente si cambi un po' e si sensibilizzi un po' tutte le amministrazioni, tutti i cittadini che hanno un po' di cuore. Buono. Un importante sostegno a questa iniziativa è stato dato dall'Unione Sportiva di Ponte Sasso, che gestisce il centro sociale intitolato a Giancarlo Santinelli, assessore del comune di Fano, disabile lui stesso, che si adoperò per realizzarlo e inaugurarlo nel 1995 insieme a tanti altri volontari e all'amministrazione comunale. Noi con molto piacere abbiamo accettato e abbiamo collaborato all'installazione, perché penso proprio per i motivi per i quali questo centro è nato, la socializzazione, e quindi penso che mettere qua un'altalena, che mi pare sia la prima nel comune di Fano, in un parco gestito qui a Ponte Sasso, penso che sia una cosa lusinghiera, una cosa che ci gratifica e che va a arricchire proprio, diciamo, le nostre peculiarità del centro. Questa era l'ultima notizia per l'edizione di questa sera di Occhio alla Notizia, che tornerà domani sera naturalmente, se vorrete, puntuale alle 20:30. Grazie per averci seguito e buona serata.